Studentesse a lezione di sicurezza alimentare, normative, etichettature e tracciabilità. Si tratta del progetto Quando l'agricoltura incontra il benessere, nato dalla collaborazione tra Coldiretti Arezzo e l'Istituto Tecnico Professionale Vasari. Un progetto che prevede la corretta informazione a queste studentesse per poter entrare a far parte del mondo degli adulti e poter scegliere in maniera consapevole gli alimenti di cui si nutrono, quindi dare un'informazione sulla qualità del cibo che vanno ad acquistare e di conseguenza di cui si nutriranno, considerato anche l'aspetto che ha l'estetista poi nel sociale, quindi il ruolo che ha nel consigliare e nel interagire con le clienti di cui si occuperà al momento dell'attività lavorativa. Un progetto rivolto alle studentesse del percorso di operatore del benessere ed estetica dell'Istituto. Ma il ruolo di Coldiretti all'interno del progetto fondamentalmente è un po' quello che fa normalmente nella quotidianità Coldiretti, che è quello di cercare di avvicinare sempre di più il mondo della produzione con il mondo dei consumatori. Lo facciamo anche attraverso una divulgazione di un progetto importante come questo, perché secondo noi le estetiste del futuro parleranno di benessere, parleranno di sana alimentazione, quindi prima di tutto devono essere loro formate su quello quanto è importante oggi valorizzare le produzioni locali, quanto è importante utilizzare prodotti di stagione, quanto è importante anche sapersi gestire all'interno di un sistema ormai mondiale dove i prodotti che arrivano sulle tavole sono prodotti di mille contraffazioni, quindi etichettatura chiara, etichettatura trasparente, saper leggere bene un'etichetta e anche attraverso loro poter combattere e avere un contributo anche da loro per combattere il gravissimo fenomeno dell'Italian Sounding. La nostra intenzione è quella di creare un progetto che poi si rinnovi anche negli anni successivi, perché vogliamo che questa collaborazione diventi strutturata, diciamo, nel percorso proprio dell'operatore del benessere ed estetica.